Salmo, sei solo salma. Non l'avevi pronosticato che oggi saresti stato BAM dellizzato. Che ci vuole a fare i rapper? Che ci vuole a fare i copioni come Salmo? Ieri i giornali titolavano Genio, incredibile! Salmo va su Pornhub! Accidenti! Quale genialità! Quale intuizione! Sto rapperino da quattro soldi che è stato bruciato praticamente pure da Moreno, da Fedez, da Jax, vabbè Jax, quello nuovo, insomma, mi riferisco a quello nuovo. Ma perché sarebbe geniale uno che copia? Cioè, una volta esisteva Copiobi, oggi esiste Salmo Screenshot. Praticamente cosa ha fatto? Ha guardato i miei video, il grandissimo Dally Mello, e ha scoperto che io ero approdato su Pornhub. E lui il massimo che ha saputo fare, copio Dally Mello. E poi titoli, primo creativo influencer che va su Pornhub. Che stai dicendo? Salmo, io sono il più grande pornhubber italiano. Inutile che tenti di fare questi viglietti scialbi con il culetto di fuori, se sei il vero pornhubber di una ragazza, il culetto di fuori di una ragazza. Se sei vero pornhubber, fai come Dally Mello, bam, metti la faccia su Pornhub, metti la faccia su Pornhub. E invece ti sei ridotto a questo. Capisco, l'idea, rubata, ma perché qualcuno va su Pornhub a fare questo? Io sono abbastanza sicuro che Pornhub, essendo loro sì dei geni, avessero messo in conto di fare questo tipo di promozione alla loro piattaforma, di farla diventare qualcos'altro. Potrebbe essere un'evoluzione della piattaforma. Vi ricordo che Pornhub, tra le tante sue buone idee che ha avuto, c'era quella di sponsorizzare una squadra di sportiva, che poteva essere di calcio, qualsiasi cosa. Mi chiedo poi come mai nessuno si sia fatto avanti o se poi magari siano riusciti a sponsorizzarla. Comunque, secondo me, Pornhub riesce a passare come si chiama quella linea di lingerie dove però quando entri non ti senti a disagio? Victoria's Secret. Ecco, Pornhub è il Victoria's Secret del porno. Riesce ad avere quella dimensione di beh, tutto preciso, è tutto caso. Una cosa che non mi piace di Pornhub è che non mi permette di mettere le copertine ingannevoli quando metto i miei video su Pornhub. Vi voglio spiegare un pochino che cosa è successo comunque in questo periodo di mia esperienza su Pornhub, che cosa ho scoperto. Primo, Pornhub conosce i miei gusti sessuali strabene, perché quando ti scrivi ti chiede cosa ti piace, cosa non ti piace, le more, le bionde, le rosse, le castane, gli occhi azzurri, gli occhi chiari, con gli occhiali, senza occhiali, se ti piace questo tipo di feticismo, quest'altro tipo di feticismo, sa tutto. E dopo, quando tu entri su Pornhub, poi c'hai una cura di quello, no? Anche le tue pornostar preferite. Voi mi chiederete, Delly, qual è la tua pornostar preferita? Io ne ho due o tre di pornostar preferite, il problema è che si capirebbero un po' i miei gusti sessuali. Diciamo che io sono molto casto, sono molto puro e mi vergogno in questo mondo che va a rotoli, dove ci sono i peggio feticismi, le peggio cose, far vedere che la normalità. Anche se in effetti non so se ho messo pubblici o privati per chi è mio amico su Pornhub quello che vedo e faccio. Questo potrebbe essere un problema. Ecco, un'altra cosa figa di Pornhub è che ci si può aggiungere, no? Con gli amici, anche in base alla città, le cose così. Ci sta la messaggistica privata, puoi lasciare commenti, tutto qua. C'è un sistema interno di gamification. Cioè quando tipo tu puoi sbloccare dei livelli, che ne so, appena entri sei vergine, dopo che hai caricato il tuo primo video, la tua prima volta c'è stata, cose così. Sto pensando a un format su Pornhub, tipo i gusti sessuali, voglio immaginarmi i gusti sessuali dei personaggi famosi, no? Tipo mio mito totale tombale, sempre stato la Boschi. Io immagino una come la Boschi, che è sempre stata una donna di potere nella vita quotidiana e pubblica, che poi in privato cerca una specie di regola di contrappasso. Mamma mia, quanto sono elegante nel dire questa cosa. Altra cosa di Pornhub,
non so se l'avevo detto o non l'avevo detta, ma adesso ve la spiego, è possibile monetizzare su più livelli. Io con 6 video ho fatto $50-60, adesso non mi ricordo bene, che ancora non ritiro, ma ci sono delle opportunità per chi volesse intraprendere la carriera di porno attore o porno attrice, professionale amatoriale, di guadagnare bei soldini, non solo con le visite, che poi immagino che se fai video porno proprio nudo, dove ti metti all'opera, le visualizzazioni salgono anche di più rispetto a un semplice porn vlog come quelli che faccio io. Ma ci sono delle premiazioni tipo se sei modello o modella amatoriale del mese guadagni $2000, a modella o modella amatoriale professionale del mese vinci più soldi, dell'anno vinci soldi per tutte queste categorie. Poi ci sono i contest speciali, San Valentino, Halloween, infatti su Pornhub vorrei andare a vedere cosa, se c'è qualche contest di Halloween e farlo io, cioè il mio video speciale di Halloween non è per YouTube, è per Pornhub, sarebbe fenomenale, secondo me. Non ho capito che tipo di relazione c'è con tutti gli altri portali pornografici, tipo 8tube, RedTube, tutti questi qui, perché li vedo sempre in alto, ma non riesco a capire se io posso effettuare un caricamento su tutti quelli e guadagnare poi internamente un Pornhub, se ogni singolo sito, ecco, questa è una cosa che devo scoprire, mi dà la possibilità di guadagnare come porno vlogger. Fa ridere però, è curioso. Comunque, caro Salmo, vergognati, hai osato copiarmi senza citarmi. Ora, se sei ragionevole, se sei una brava persona, dici ho copiato dell'email, e se voi siete delle persone per bene andate sul Instagram o sulla pagina Facebook e dite hai copiato dell'email, bombardatelo di hai copiato dell'email, perché è vergognoso che un rapperino, no, a quattro soldi si permetta di copiare il più grande vlogger italiano e di passarla impunemente. E come dicermo, e come dicevo, Salmo, sei Salma, non te l'aspettavi che saresti stati delizzati, non mi ritornava la frase iniziale. Va bene, ciao a tutti, spero che Salmo sia stato un buono strumento per raccontarmi un pochino di più Pornhub, che è sempre un mondo che mi affascina sempre di più. Ogni tanto scopro qualcosa, vi tengo aggiornati, soprattutto sul mio Telegram, se volete scoprire non solo politica, non solo aggiornamenti, non solo cose che riguardano corsi e cose così, ma anche, sì, anche porno. Soprattutto se metto il video su Pornhub, non potendolo linkare da altre parti, lo devo mettere su Telegram. Telegram lo trovate qui sotto. Ciao. Anzi, bellissimo, sentite il mio personal branding per Pornhub, quando saluto tutti potrei dire ciao a tutti cagne, bello, devo fare il personal branding per quanto riguarda il personaggio di Pornhub. A proposito di personal branding, ora che ci penso, come si crea il naming, come si crea l'abbigliamento, come si crea lo stile, come si parli, tutte queste cose, più tanti trucchi fantastici, pazzeschi, li abbiamo raccontati al corso che tenemmo io e Bob Nomorguru, che è finalmente online, sono 7 ore di lezione, qui sotto in descrizione vi lascio il link, voi tac, lo aprite, ci sono 2 video gratuiti che sono la presentazione dei moduli, quello mio e quello di Bob, guardate, se vi interessa compratelo perché spacca di brutto. Un saluto dal grandissimo del livello, grandissimo livello. Dio, che personal branding ci può uscire con personaggi Pornhub, incredibile. Avere il tempo, amici miei, sarebbe fantastico. Il lavoro, no qua, ma là, purtroppo. Quindi non ho tempo, però mi piacerebbe creare un personaggio di Pornhub. Mi piacerebbe, un giorno lo farò. Ciao a tutti.